Cosa c'è da dire di nuovo sulla quinta I? Tolti sei vecchietti, mi sembra che tutti vanno abbastanza bene, no? A parte la Fabbri. Che ha fatto? Niente. Peccato che si dimentichi di venire a scuola. E mi fa specie che proprio tu, Russo, che insisti sempre sulla disciplina, sul fatto che è più importante stare a scuola piuttosto che i compiti che si fanno a casa, no? Scusate, non voglio rubare tempo. Ora, accanirci, se vogliamo diventare, diciamo così, fiscali, diventiamo allora fiscali. Uno va a non c'è problema, vuole, no? Facciamo così. Vabbè, io faccio di Russo, basta un po' a tutte e due. Ecco. Scusi, Presidente. Che poi alla fine, se la Fabri preferisce restare a casa anziché scaldare un banco in aula, peggio per lei. Perfetto. La maturità la prenderà in un'altra vita. Sì. Quanta premura. Prima Montesi con i DVD gratis, adesso lei con il botulino svizzero. Voi proprio mi lasciate senza parole. 6, 2, 3 tragedie. Non ci vedo io. No, 3 il voto che li metto adesso. Ma voi due che ci fate qui? Vi stiamo aspettando tutti per la visita al teatro comunale. Faccio. Cerchiamo di restare uniti, per favore. Scusa. Prof, ma non è che per caso potremmo invitare le ragazze di Bolzano che abbiamo conosciuto in albergo? Sapete che cosa potete fare? Potete smetterla di rompervi i coglioni! Ciao Viviana, buongiorno. Hai fatto gli accertamenti? Dottoressa aveva ragione. Sidney sta meglio. Oh. Bene, sono contenta. I farmaci stanno facendo effetto. Non avrò mica paura. Chi io? Ma che scherzo davvero? Ma no, sono abituato io. Dico lui. Io ormai per tutti sono Attila. Una persona da evitare. E perché? In fondo faccio soltanto il mio dovere. Ma qui in Italia una persona che fa il proprio dovere fino in fondo, chissà perché viene vista come problematica. E infatti io sono sola come un cane, la gente mi evita. Conto i giorni che mancano alle ferie per tornare al mio paese, perché qui io non ho nemmeno un'amica con cui prendere un caffè. È una persona, no? Senza nemmeno un po' d'affetto. Ma come sta? Male. Di più. Parecchio di più. Continuate a leggere il giornale tranquilli. Tanto le vostre macchine e le multe le ho già fatte. Però anche questa non è male, eh? Allora codesta. E mettici un po' di entusiasmo, però. Così non mi piace. Poi Giulia, sto cercando Marco. Lei... Ma stai bene? Te lo giuro, non sono stata io, te lo giuro, non lo so. Bevi, Giulia. Bevi. Io sono preoccupata per te. Ma veramente preoccupata. Tu non puoi capire. E invece sì che capisco. Guarda che io Marco lo conosco. È mio fratello, gli voglio bene. Ma so anche che sa far male quando vuole. Molto male. E so che un uomo quando ama non mente. Ah no! Giulia! Giulia! Basta piangere, Giulia! Giulia, Giulia, guarda che in bagno non c'è niente. Ho proprio voglia di un bel filetto al pepe verde. No! Molte mangi una pizza e te stai pure zitta, hai capito? Scusa, no, ma stavo a cazzeggiare così.